L'infinita vastità del nostro universo è sia impressionante quanto enigmatica. Decifrare l'universo è senza dubbio uno dei campi più eccitanti della ricerca scientifica. Sebbene la NASA ha già ottenuto importanti risultati con l'allunaggio dell'uomo nel 69 ed altre missioni, l'esatta esplorazione della nostra galassia è ancora nella sua infanzia, nonostante questi grandi successi. Alcuni fenomeni nel nostro universo che furono registrati dallo staff della NASA a volte risultano in immensi punti di domanda sulla testa dei ricercatori. Nel video di oggi vorremmo introdurti 5 di questi eventi ed oggetti misteriosi che scompiglieranno la tua concezione dell'universo. Lasciamo la Terra, l'unica casa che conosciamo, per esplorare i meandri del cosmo. Se ti vuoi unire a noi in questo viaggio, supportaci con un like. Iscriviti al canale Simply Space per rimanere sempre aggiornato con le nostre produzioni. Cominciamo il nostro viaggio nella vastità dell'universo. Vulcani giganti di ghiaccio. La prima scoperta misteriosa della NASA che vogliamo mostrarti oggi ci porta dritto sulla superficie del pianeta nano Ceres. Con un diametro equatoriale di soli 964 km, Ceres è anche il corpo celeste più piccolo del suo genere. Tuttavia il pianeta, che fu scoperto nel 1801 e nominato secondo una divinità romana, non creò scalpore per la sua dimensione relativamente piccola. Infatti alcuni ricercatori della NASA furono capaci di identificare un imponente ed antico vulcano su Ceres, il quale differisce significativamente dai suoi consimili terrestri in materia di composizione. In realtà il vulcano che adorna la superficie di Ceres è un vulcano di ghiaccio. Se pensiamo ad un classico vulcano con la sua lava bollente che erutta in fontane giganti dal magma infernale al suo interno, nel caso del vulcano di ghiaccio è tutto differente. La formazione naturale del pianeta nano spruzza acqua ghiacciata e altre molecole congelate. Questi vulcani di ghiaccio, conosciuti anche come criovulcani tra gli esperti, possono essere trovati anche su altri corpi celesti della nostra galassia. Infatti, le montagne ghiacciate possono essere viste su una luna di Saturno e su Plutone. Molto poco si sa circa i criovulcani in generale. Il vulcano di ghiaccio sul pianeta nano Ceres fu scoperto nel 2015 dalla sonda spaziale NASA Dawn. La struttura gigantesca si erge fino a 4 km sopra la superficie del pianeta. Come già detto in precedenza, il criovulcano su Ceres non è il solo rappresentante del suo genere. Tuttavia, il vulcano di ghiaccio sul pianeta nano è il primo che la NASA fu capace di orbitare direttamente. Pertanto, questa formazione naturale sul piccolo corpo celeste potrebbe essere la base per uno studio preciso sui criovulcani. Gli esperti hanno già scoperto che il vulcano in questione è molto più giovane del pianeta nano stesso. La struttura superficiale di Ceres, inoltre, suggerisce che l'intero corpo celeste era una volta ricoperto da decine di questi vulcani di ghiaccio. La domanda sul perché la popolazione di criovulcani su Ceres è diminuita lungo i millenni è un punto chiave della ricerca. Ultima Thule. Man mano che ci avviciniamo all'orbita di Nettuno, incontriamo un oggetto chiamato Ultima Thule dalla comunità scientifica. La cosa affascinante di Ultima Thule è che il corpo celeste nel dettaglio sia due singoli oggetti che si toccano a vicenda. Mentre la struttura più grande, chiamata Ultima, ha un diametro di circa 19,5 km, la sua vicina, chiamata Thule, è molto più piccola, con un diametro di 14,2 km. Ultima Thule disegna la sua orbita attraverso un cerchio quasi perfetto. All'inizio del 2019, la sonda spaziale NASA New Horizons riuscì a superare l'oggetto transnettuniano per la prima volta. Inoltre, Ultima Thule è il corpo celeste più simile alla Terra che la sonda avrebbe mai potuto esaminare. I ricercatori sospettano che Ultima Thule non è praticamente mai cambiata sin dalla sua creazione, circa 4,6 miliardi di anni fa.
In più, l'inusuale doppio corpo celeste potrebbe rivelare informazioni circa i primi stadi del nostro sistema solare. Sul sito ufficiale della NASA puoi trovare numerose immagini del corpo celeste. Lì, visitatori attenti hanno l'opportunità di meravigliarsi alla vista di ogni angolo dell'oggetto celeste. Una foto che segna la storia. I buchi neri sono senza dubbio uno degli oggetti più enigmatici del nostro universo. Le circostanze che generano questa incredibile forza gravitazionale, che non può essere penetrata nemmeno dalla luce, è stata da sempre rispettata all'interno dell'esplorazione spaziale. Nella primavera del 2019, l'Event Horizon Telescope della NASA, un immenso network di radiotelescopi, riuscì per la prima volta a produrre l'immagine di un buco nero e del suo Event Horizon. L'immagine, la quale mostra nel dettaglio il buco nero della galassia M87, divenne famosa tra gli esperti praticamente in un lampo. Tuttavia, tutti riuscirono a godere della prima vera autentica foto di un buco nero. Nonostante la loro classificazione generale, i buchi neri differiscono tra loro di molto. Questo è particolarmente vero per i meccanismi di formazione e le dimensioni del corrispondente buco nero. I cosiddetti buchi neri stellari sono formati ad esempio dal collasso di una stella. I rappresentanti più impressionanti di questi oggetti, tuttavia, sono buchi neri giganti. I buchi neri giganti giocano un ruolo importante nella formazione delle galassie individuali. In più, questi corpi celesti hanno una massa di molti miliardi di soli. Le immagini mozzafiato scattate dall'Event Horizon Telescope mostrano uno di questi buchi neri giganteschi. La già citata galassia M87, dove questo oggetto affascinante è locato, è a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. Il buco nero che possiamo ammirare in queste immagini ha una massa di 6,5 miliardi di volte quella del nostro Sole. Per ricreare l'immagine del buco nero, i membri dell'Event Horizon Telescope hanno usato innumerevoli singoli radiotelescopi che, sintonizzati a vicenda correttamente, hanno calcolato la famosa immagine e che divenne famosa in tutto il mondo nel giro di pochi istanti. Laghi di metano su Titano. Quando ci dirigiamo verso un posto rinfrescante durante le calde estati sulla Terra, spesso andiamo a finire verso i più disparati laghi balneabili. Tuttavia, i laghi sulla superficie di Titano non hanno nulla a che fare con l'acqua che conosciamo sul nostro pianeta. Oh, Titano è una luna di Saturno. La superficie del satellite di Saturno è disseminata da laghi di metano ed etano liquefatti. Sebbene la Terra e Titano differiscono significativamente nella loro composizione, la superficie dei due corpi celesti si assomiglia molto ad un primo sguardo. La luna di Saturno, la quale è circondata da un'atmosfera di nitrogeno, è casa di numerosi mari, fiumi e laghi, che tuttavia contengono metano invece che acqua. Questo bacino naturale chimico, che tra le altre cose è il componente principale del gas naturale, gioca un ruolo essenziale su Titano durante la formazione dei paesaggi. Il fatto che il metano sul satellite di Saturno sia tanto presente in forma liquida è dovuto alla temperatura glaciale della superficie. Mentre l'esistenza di questi laghi di metano ai poli della Luna era conosciuta da un po' di tempo, la scoperta di questi accumuli chimici misteriosi al centro del corpo celeste ha causato puro stupore tra gli esperti. Prima della scoperta dei laghi di metano nelle regioni centrali di Titano, gli scienziati credevano che questi laghi potevano esserci solo nelle sue regioni polari. I ricercatori sospettavano che le altre regioni della Luna erano semplicemente troppo calde per liquefare il metano. Tuttavia, la temperatura complessiva della superficie di Titano, che ha una media di 190 gradi, sembra favorire la formazione di laghi di metano. Behemoth. Ultimo, ma non meno importante, vogliamo presentarti la misteriosa scoperta fatta dagli impiegati NASA nel 2016. Gli astronomi riuscirono a trovare un incredibile buco nero largo con una massa di 17 miliardi di volte quella del nostro Sole. Questo buco nero supermassiccio, che gli esperti hanno battezzato Behemoth, si trova in una galassia remota, la quale è in un'area poco abitata dell'universo. L'oggetto, scoperto dalla Hubble Space Telescope, ha affascinato gli scienziati soprattutto per le sue dimensioni giganti e la sua posizione inusuale.
Behemoth è uno dei buchi neri supermassicci che sono stati trovati al centro di galassie molto grandi e densamente popolate. La scoperta di un altro buco nero gigante guida gli esperti NASA a sospettare che formazioni così grandi possono esistere più spesso di quanto pensato fino ad ora. Il buco nero più largo mai scoperto ha una massa di 21 miliardi di volte quella del nostro Sole. Nel dettaglio, questo largo rappresentante del suo genere si trova in un cluster galattico immenso che consiste in più di 1000 galassie individuali. Il fatto che la locazione di Behemoth rompe il tipico pattern spaziale fa riflettere gli esperti. Sebbene Behemoth è simile in dimensioni ai suoi congeneri, il buco nero supermassiccio non si trova al centro di una galassia, coronato da un cluster di galassie, ma in una regione poco popolata dell'universo, con circa 20 galassie. Sembrerebbe che gli esperti siano davvero all'inizio della propria ricerca sui buchi neri. Serviranno innumerevoli anni e generazioni di ricercatori affinché questi meravigliosi oggetti potranno essere esplorati nel dettaglio. Ti è piaciuto il nostro viaggio verso le scoperte più misteriose della NASA? C'è uno di questi oggetti che ti ha colpito? I buchi neri ti affascinano tanto quanto noi? Dicci la tua opinione nei commenti. Grazie per l'interesse e a presto!